Ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos con le notizie di oggi, 12 giugno, venerdì. La cronaca in primo piano: è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo su disposizione del magistrato Francesco Rotondo, un 19enne residente nel comune di Campagna che mercoledì sera è rimasto coinvolto nell'incidente sulla strada statale Fondo Valle Sele che collega Contursi Terme con Oliveto Citra. Il giovane, che era alla guida di una Ford Fiesta insieme ad altri tre studenti di 17, 18 e 19 anni di Oliveto, Contursi e Campagna, ha avuto un terribile scontro frontale con una Kia Ford con a bordo quattro persone, tutte di Eboli, tra cui una bambina di 5 anni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte degli investigatori, sembrerebbe che alla base dell'incidente ci sia stato un sorpasso azzardato. L'impatto frontale tra le due auto è stato terribile. Tutte e otto gli occupanti sono rimasti feriti, mentre il 67enne Pasquale Campagna, ex infermiere presso il reparto cardiologia dell'ospedale di Eboli, è deceduto dopo poche ore presso l'ospedale San Francesco d'Assise di Oliveto Citra. Un truffatore seriale si aggira nel Vallo di Diano, età apparente 50 anni, ben vestito, accento tipicamente settentrionale, si spaccia per un imprenditore in trasferta nel sud d'Italia e che cura gli interessi di alcune ditte del nord impegnate nell'esecuzione di lavori del Vallo di Diano. Nei negozi si presenta poco prima della loro chiusura antimeridiana. Dopo aver effettuato degli acquisti, in alcuni casi anche di svariate migliaia di euro, il sedicente imprenditore richiede al titolare dell'esercizio il codice IBAN per effettuare il bonifico e l'indirizzo di una banca ubicata nelle vicinanze. Dopo pochi minuti il truffatore si ripresenta nel negozio con la copia cartacea del bonifico emesso dalla Banca Popolare di Milano, prende in consegna la merce, saluta e va via a bordo di una Renault Scenic. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nel corso di controlli messi in atto nelle ultime 24 ore, hanno denunciato un ragazzo in stato di libertà e ne hanno segnalato un altro alla prefettura. Nello specifico, ad operare sono stati i militari della stazione di Sassano che nell'ambito di controlli sul nostro territorio hanno fermato un giovane sassanese alla guida di un'autovettura senza aver mai conseguito la patente. Gli stessi militari hanno poi trovato un altro giovane in possesso di 0,5 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato alla prefettura. Un bimbo di 9 anni si ferisce con una pistola d'aria compressa. L'episodio è accaduto nelle campagne di Buccino, dove il bambino è sfuggito probabilmente al controllo del padre e nel tentativo di giocare con una pistola d'aria compressa si è ferito ad una gamba. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale San Francesco d'Assise di Oliveto Citra, dove dopo tutte le cure sanitarie del caso effettuate in pronto soccorso è stato trasferito nel reparto di ortopedia e qui ha subito un delicato intervento chirurgico. Le condizioni di salute del bambino al momento non sembrano destare alcuna preoccupazione. L'arma, regolarmente detenuta dal papà, è stata sottoposta a sequestro. Intanto, sulla vicenda indagano i carabini della stazione di Buccino. Nell'edizione flash del nostro telegiornale di oggi, non dalle ore 14, ha suscitato tanta curiosità e tanti sono stati i commenti su Facebook sull'episodio accaduto ieri sera in un locale di Sala Consilino. Noi ve lo riproponiamo, seguiamolo insieme. Mi spiace, ma la vostra torta nel mio locale non può essere consumata. È la risposta data dal titolare di un locale a Sala Consilina ad una tavolata di suoi clienti, che dopo aver normalmente ordinato e cenato, nel momento in cui si è trattato di festeggiare un compleanno, ha chiesto piatti e coltello per una torta confezionata in pasticceria. Il proprietario ha giustificato il suo rifiuto dicendo di averle anche lui le torte, che non si sarebbe assunto la responsabilità di far consumare quella prodotta da altri. A questo punto, la tavolata di circa 30 persone, dopo aver pagato il conto, è stata costretta a lasciare il locale per recarsi in un altro luogo per consumare la tanto attesa torta. E nei nostri studi abbiamo voluto approfondire le ragioni, sempre che ce ne siano, che hanno portato il titolare dell'attività di ristorazione a vietare l'uso di cibi non preparati nel suo locale. Ascoltiamo il dottor Pietro Quagliariello. Ci sono due piani da dover discutere.
Il primo è quello di opportunità. Logicamente, se un locale che comunque somministra dei prodotti dolciari, diciamo, può risentirsi del fatto che un cliente possa portare una torta. Quindi, se il cliente avesse avvisato, quantomeno, non sarebbe stato, insomma, si sarebbe evitato l'equivoco. La sua scusante, fra virgolette, igienico-sanitaria, non mi convince molto. Per quale motivo? È perché lui le torte le fa arrivare da un fornitore, quindi un fornitore piuttosto che un altro non gli garantisce una sicurezza maggiore o minore. In realtà lui doveva rispondere al suo piano di autocontrollo. Nel suo piano di autocontrollo, se non è fotocopiata, è standard, ma è scritto secondo quello che può capitare nella sua azienda, lui doveva avere una procedura nella quale si diceva che c'era un controllo dei fornitori e che nel caso in cui c'erano fornitori portati da clienti e quindi la torta ordinata da un fornitore non della ditta, del ristorante, ma portato dal cliente, questo doveva fornire che cosa? Semplicemente una certificazione nella quale si diceva che applicava il sistema di autocontrollo e di rintracciabilità. In pratica un semplice modulo che doveva essere firmato da entrambe le parti in questo caso. Senz'altro, no, il certificato doveva firmarlo il fornitore, quindi la pasticceria Piero Quagliariello che fornisce la torta a Pierluigi, siccome Pierluigi la porterà da un ristorante, io devo firmare un modulo nel quale, mio già, su carta intestata mia, nella quale io certifico che ho il sistema di autocontrollo e di rintracciabilità. E Pierluigi avrebbe dovuto portarla al ristorante destinatario della torta. In pratica basterebbe solo ed esclusivamente un certificato, un modulo da poter firmare per avere le certificazioni giuste. Allora, il ristoratore avrebbe potuto fare una cosa: in mancanza del certificato della pasticceria, dell'applicazione del piano di autocontrollo, avrebbe dovuto far firmare una semplice dichiarazione al proprio cliente di liberatoria, nel senso che se fosse successo qualcosa a causa della torta, il ristoratore non avrebbe dovuto subire alcuna conseguenza rispetto nei confronti degli organi di controllo. Per semplificare la cosa, quindi, solo ed esclusivamente questo. Ci vuole un po' di buonsenso e il saper fare il proprio lavoro di commerciante. Hanno iniziato lo sciopero della fame gli 11 dipendenti della stazione di servizio Eni di Sala Consilina Sud sulla 3 Salerno Reggio Calabria. Da ieri i lavoratori, 6 uomini e 5 donne, tutti del Vallodidiano, rifiutano il cibo e non hanno intenzione di andare via dalla stazione di servizio. Da 3 giorni, infatti, presidiano 24 ore su 24 il loro posto di lavoro in attesa di sapere quale sarà il loro futuro. Dalla mezzanotte di martedì il gestore della stazione di rifornimento di carburante ne ha disposto la chiusura e ancora non è chiaro quale sia il motivo reale della decisione. Sembrerebbe che sia la conseguenza di un contenzioso tra Eni ed il gestore Tarsia Petroli. Al fianco dei lavoratori si è schierata la CGIL, che ha chiesto un incontro urgente con le parti coinvolte, anche se al momento il sindacato non ha ancora avuto alcuna risposta. Ospedale di Polla, l'allarme della UIL FPL, si declassa, il servizio trasfusionale diventa articolazione organizzativa del presidio ospedaliero di Battipaglia. Per saperne di più seguiamo il prossimo servizio. Tramite comunicato stampa, la UIL FPL annuncia che con decreto dirigenziale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania numero 88 dell'8 giugno 2015 si declassa il servizio trasfusionale comunità di raccolta e diventa articolazione organizzativa del presidio ospedaliero di Battipaglia. È l'ennesimo depauperamento delle attività dell'ospedale di Polla, si legge nel comunicato. Questa decisione rappresenta un vero e proprio schiaffo per l'ospedale del Vallodidiano, in quanto il servizio trasfusionale rappresenta una delle eccellenze dell'ospedale pollese. In questo centro, infatti, si svolgono importanti attività e terapie ed è vitale per l'ordinaria attività operatoria del plesso di Polla. La UIL FPL manifesta tutta la sua preoccupazione per tale situazione, aggravando ulteriormente il disagio dovuto a carenze croniche di medici, continua la nota stampa. Riteniamo doveroso pubblicizzarla affinché le istituzioni di questo territorio, insieme ai cittadini, intraprendano un'azione forte a tutela dei diritti degli abitanti del Vallodidiano. Si fa appello all'onorevole Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, perché intervenga su tale decisione intrapresa, conclude la UIL FPL. I cittadini del Vallodidiano hanno diritto di essere curati nel loro ospedale e non altrove.
Vittorio Esposito rimane commissario liquidatore del ramo rifiuti del consorzio di bacino Salerno 3. Ieri pomeriggio infatti il TAR di Salerno ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento di nomina di Esposito fatto 3 mesi fa dal presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora ed ha fissato per il prossimo 25 novembre l'udienza per la discussione nel merito. Vittorio Esposito ha preso il posto di Giovanni Siano subito dopo la vittoria alla provincia del centrosinistra che ha scelto Canfora come presidente con il nuovo sistema di elezione del Consiglio provinciale. La decisione del TAR è stata accolta con estrema soddisfazione da Vittorio Esposito, che in passato aveva già ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente consortile di bacino. Salerno sta per riavere il prefetto, infatti il Consiglio dei Ministri ha nominato chi succederà a Gerarda Maria Pantalone, trasferita a Napoli, un'altra donna per la prefettura salernitana. Si tratta di Antonella Scolamiero, che dovrà lasciare la sede di Viterbo per trasferirsi nella prefettura di Piazza Amendola. La Scolamiero ha 59 anni ed è laureata in giurisprudenza con specializzazione in studi europei. È in servizio al Ministero dal 1985, ma la prima nomina come prefetto per lei è arrivata nel 2010. È stata subcommissario prefettizio al Comune di Carrara e alla Prefettura di Torino e ha avuto incarichi importanti nell'organizzazione della conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione Europea. Da fine 2010 ha guidato la prefettura di Viterbo dopo essere stata capo di gabinetto della prefettura di Roma. Ci trasferiamo a Teggiano. Anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, interviene nella lotta alla fame ed ha commentato così: è un impegno di tutti. Il servizio di Antonella Citro. La lotta alla fame è un impegno di tutti. Non possiamo permettere che un'esclusiva distribuzione delle risorse lasci morire di fame tanti uomini, donne e bambini. Il Santo Padre ci mobilita a debellare la cultura dello scarto. Sono queste le parole pronunciate da Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, a commento dell'impegno assunto da Papa Francesco, che intanto ammonisce: continuiamo la lotta alla fame senza secondi fini, invece di impressionarci di fronte ai dati, dice. Modifichiamo il nostro rapporto con le risorse naturali, l'uso dei terreni e modifichiamo i consumi, eliminiamo lo sperpero, così sconfiggeremo la fame. Monsignor De Luca si allinea dunque con quanto la Chiesa Cattolica in questo momento sta comunicando, in un'ottica globale di avvicinamento tra i popoli, tenendo in debita considerazione il problema della fame, al centro di numerosissimi tavoli di discussione e sempre purtroppo attualissimo. Mentre le diverse culture si dividono nell'affrontare la stessa questione, si tratta di una delle indicazioni più forti che il Papa rivolge ai cristiani. E Monsignor De Luca, attraverso semplici ma dirette parole, invita a lottare per ridare dignità e cibo a chi ha davvero bisogno. Domenica prossima, incontrata Fonti, a Sala Consilina continua il mese del mercatino dell'usato dell'automobile, l'unica iniziativa del Sud Italia organizzata dalla concessionaria Fiat Auto Diana ed in collaborazione con CarMax. Al suo secondo appuntamento vede la possibilità da parte di tutti i privati di entrare nel mondo dell'usato con la scelta o la vendita della propria auto in maniera del tutto libera e con una serie di servizi come finanziamenti, trasferimenti di proprietà e manutenzione che l'Auto Diana riserva all'atto della vendita o dell'acquisto. Abbiamo ascoltato per l'occasione Luigi De Riggi di Auto Diana, che ci ha esposto le novità di questo fine settimana dopo aver raccolto tanti dati dopo la prima giornata di domenica scorsa. Ascoltiamo. Abbiamo una novità importante per quanto riguarda la domenica scorsa, che abbiamo presentato questo mercatino. La novità è che adesso anche la CarMax dà la possibilità a chi vuole vendere la vettura di poterla vendere a noi, quindi noi acquistiamo. Di prenderla in considerazione, in pratica. Esatto, di prendere in considerazione anche questa offerta da parte nostra, dove noi facciamo una valutazione della vettura e quindi venderla direttamente a noi. Evitando così che ci possa essere la trattativa con un possibile cliente, ma avendo già trascorso questa domenica tirando le somme,
Che cosa si può dire di questo evento? Diciamo che si può dire che c'è stato un buon riscontro, sicuramente siamo all'inizio, quindi bisogna sicuramente far conoscere di più questo evento, anche perché diciamo che per quanto riguarda l'internet del Vallo di Diano non c'è stato evento simile, quindi si deve entrare nell'ottica di questo meccanismo, però noi contiamo di avere una buona risposta. E questo ovviamente in un'ottica di vendita, perché non è solo usato, si potrebbe avere sempre un occhio di riguardo per quello che è il discorso del nuovo dopo aver venduto la propria autovettura. Sì, sicuramente questo può essere un punto a vantaggio di chi ha bisogno di togliere o di vendere la propria vettura per acquistarne una nuova, quindi non ha i metodi oppure non ha la possibilità per venderla, quindi noi diamo questo supporto. Quindi è un incentivo anche per risvegliare un mercato che con questa crisi sinceramente accusa un po' i colpi. Sicuramente il mercato dell'automobile sta andando un po' ad ondate, quindi in questo modo cerchiamo di dargli una mano in più. E adesso con il meteo conosciamo le condizioni meteorologiche di domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. Vento da sud-sud-ovest con intensità di 3 km orari. Raffiche fino a 8 km orari. Temperatura minima di 17 gradi e massima di 29 gradi. E con il meteo si conclude qui questa edizione serale di TG Cosmos. I numeri 0975 20 68 28 per le vostre telefonate, info@cosmostv.it invece per le vostre email. Seguite il nostro segnale, la nostra programmazione anche su internet all'indirizzo www.cosmostv.it, lontano da raggio d'azione del digitale terrestre numero 648. Nel ricordarvi che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14, vi lascio alla buona visione dei nostri programmi. Buona serata a tutti.